dai, pronti, pronti per questa nuovissima puntata, dai, dai. Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima quarta puntata di Cornutation Island! Love the way you lie! Ok ragazzi, bentornati e bentornati in questa nuova puntata di, come dicevo prima, di Cornutation Island. Ok, oggi sarà una puntata proprio succosa, di quelle succose proprio. Ragazzi, quindi preparatevi, sedetevi dove state, su divano, sedia, poltrona, dove state, e preparatevi perché oggi ci sarà da divertirsi. Ok ragazzi, e prima di iniziare vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale, quindi iscrivetevi qua sotto al canale, poi attivate la campanellina che sta qua sotto, insomma da qualche parte la vedete qua sotto. Ok ragazzi, poi commentate, condividete, mettete like, fate tutto quello che non fate. Perché? Vabbè. Iniziamo ragazzi, iniziamo. Ok? Le domande cercheranno risposte. E le risposte cercheranno le domande. E alla fine si scioglieranno tutti i nodi delle loro storie d'amore. Si scioglieranno tutti i nodi del pettine, i nodi dei capelli si scioglieranno. Tutto questo è Temptation Island. Tutto questo è Cornutation Island. I love the way you lie. I love the way you lie. No, che non mi sono mai piaciuto. Con la forma, assolutamente. Perché non mi vuole più? Certo, non gli è mai piaciuto. Iniziamo proprio bene questa bella puntata. Oggi me le sento un po' di più queste sopra, eh? Disse quello che ha la ragazza che è uno stecchino. Raga, dai. Dai, però non si dice così, però. Cioè, c'ha la ragazza con stecchino. Ma poi, cioè, a parte che perché? Cioè, non devi denigrare mo l'altra persona. Cioè, non ce n'è bisogno, eh? Non ce n'è bisogno. Io ho fame. E tira la coda al cane che esce pane e salame. Oh! Ma vuoi andare a casa? E vai, sta lì la porta, te ne puoi anche uscire tranquillamente. Fai prima il falò e poi te ne vai a casa. Da sola, però mi raccomando, eh. Non ce la posso più stare qua, me ne voglio andare, raga. Ma non lo voglio manco vedere. Mi sono cose che mi stanno usando troppo male, raga. Ma no, porella, ma perché? Cioè, questa mo piange di nuovo. Questa sta sempre a piangere. Pure l'altra volta. Stava sempre a piangere. Pure l'altra volta. Quindi, magari Federico un bacio un po' più piano. Non se lo merita che io sto qua a stare così. Non se lo merita. Ogni giorno mi fa piangere. Non se lo merita, raga. Esatto. Non se lo merita, esattamente. Non so, ma perché stai ancora là? Chiama il falò, che stai aspettando a chiamare il falò? Che stai aspettando? Per me le persone ambigue non mi piacciono. Io sono ambigua? Un po' sì. Ah, ecco, vedi? Ti ha scoperto che sei ambigua. Perché sei ambigua? Perché stai fingendo, cioè... È ovvio, cioè, forse l'ha capito un po', però... Vediamo se il cervello gli manda un po' di ossigeno, eh. Quindi non vieni? Come vengo? Vieni! Anche io. Era un invito ad andarla a trovare, ragazzi. Non pensate male. Sempre a pensare male. Io già lo sapevo. Già immagina. Sempre a pensare male, ragazzi. Era un invito ad andarla a trovare, non si sa dove, ma era di andarla a trovare. Pure, raga. Cazzo. Sì, nemmeno noi ce la facciamo, guarda, nemmeno noi ce la facciamo. Purtroppo te lo sei piato tu, sto tipo. Che vuoi da noi? Che vuoi? Te lo sei piato? E mo scarichi, o devi scaricarsi. Pure non ne la facciamo più. Allora facciamo così, Floriana. Io vado a chiamarlo. Va bene. Ok? Sì. Aspettami qui.
Oh, finalmente ha chiamato il falò. Finalmente ha chiamato il confronto. Ah, mo Florea, te voglio bella. Mo Florea, te voglio bella carica, bella agguerrita. Mi raccomando, siamo tutti con te, Floriana. Mi raccomando, non mollare. Prima colpisci, prima destro e poi sinistro, mi raccomando. Non mollare, Federico, è la tua fidanzata che ha richiesto il falò di confronto immediato. Ok. Ti aspetta al falò. E mo Federico, so zi tua, come si dice. Ok, quindi preparati, Federico, preparati. Non lo so, ho la possibilità di decidere. Ma che devi decidere, Federico? Ma che devi decidere? Ma ve se ti muovi ad annarfalo? Ma ve se te muovi? Floriana, presumo a questo punto che il tuo fidanzato non abbia accettato la tua richiesta. Sì, no, io questo lo immaginavo. Cioè, raga, non è possibile. Ha saltato il falò di confronto che ha chiesto la sua ragazza. Cioè, no, ma per... Mamma mia, Federico, stai proprio a marcia male, Federì, te lo dico proprio, anche se ste puntate sono registrate, se me stai a guardare, Federì, come stai in questo momento? Male. Tutto bene, a casa tutto bene, i parenti tutto bene, io sto un po' una merda, sì, tutto bene, tutto a posto. E invece io quanto posso essere importante per te? Tanto così, ecco, questa è un'altra. Questa è un'altra. Perché? Che mappamonda. Che ambeu, questo è proprio un signore. Proprio il mappamonda, poi io stavo a vedere proprio. Speriamo che non t'ha sentito, speriamo. Che poi qua là, gli fa pure piacere, sinceramente, a ste tipe qua, a ste tentatrici. Gli fa piacere se gli dicono una cosa un po' più strana. Che se gira? Oh, giri. Ma guarda, che faccia di... Ecco, lo sapevo, l'ha sentito. Oh, io sapevo che l'ha sentito, infatti l'ha sentito, ha detto, ti ho sentito. E si è agghindata. Ma che cazzo stai a dire? Avvinghiata! Esattamente, come dicevo prima, si è avvinghiata. E la fidanzata che fa, guarda così. Ma che vuoi? Ma tu te stai a fare storia con quello? Ma che te guardi? Che per carità sarà una brava ragazza, ma... tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare una... Mo t'ha detto, te, tranne due piatti e due cose, pulizie... Stai là, mo non so se... Oh, ora no, non entro nel merito della verità. Se ha detto... Andiamocene. E tu ancora sei qua? Veramente, sì. A pensare, amo, assurdo. Beh, oddio. A pensare mica tanto, perché non è che stai proprio solo a pensare, stai anche agendo, diciamo le cose come stanno, diciamo le cose come stanno, stai anche agendo, oh, Manuel, dai, l'altra volta te sei piata pure due bollini blu, quindi non è che stai tanto per le tue, stai anche bella, come si dice, stai anche bella scialla, Sono svegliato più attivo. Questo sta bello a pompa sta oggi sta bello attivo, bravo, ci fa piacere. Ma che sta rispettando con te? C'ha... glielo dite che c'ha un pezzo che sta uscendo fuori, glielo volete dire? La fidanzata è rimasta così imbalsamata. Non è un fermo immagine, non è un fermo immagine. Hashtag non è un fermo immagine. Non stava imbalsamata così a guardare. Sono bravo a nasconderlo, però appena scatta. Cosa sei bravo a nasconderlo?
Poi cosa dovrebbe scattare? No, 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 Federi, no, Federi, sta buono, che deve scattare, Federi? Sta buono, abbassa la cresta, abbassa, Federi, dai, su, dai. Fa parlare a tutti male di me, a tutti, sei proprio una... Ecco, mo t'ha detto Federì e t'ha tieni, quindi t'ha proprio detto nei denti Federì, però tu non lo sentirai, magari dopo te lo dirai in faccia. Chi lo sa? Ho chiamato il falò perché era l'unico modo per darti un calcio in culo e tornare a fare la mia vita e riprendermi la mia vita in mano, che è l'unica cosa che io in questo momento desidero. Esatto. Ha chiamato il falò. E tu non ci sei andato. Perché? Perché l'ha detto prima, eh? Perché sì, sei quella cosa marrone. Ecco! Ho trovato il fermo immagine di Federico. Aspetta, rimanete fermi qua, e non ve muovete. Non ve muovete, eh? Che sta il fermo immagine di Federico. Aspetta. Dove sta? Ah, ecco. L'immagine di Federico. Floriana, ho un video per te. A me. Oh, e vediamo lo suo video nuovo di Floriana. E vediamolo. Devi ridere, che sei bello quando ridi. Beh, certo, e ha fatto un complimento. È bella quando ride. Beh, certo, sempre bravo Federico, è il nostro carissimo amico. Che c'è? Ti sto guardando. Così è rimasto ipnotizzato, il nostro caro Federico è rimasto ipnotizzato dalla tentatrice. Già sa come andrà, perché io non ci sto più. Oh, brava, 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 non ci devi stare più, o devi mannà spigne, come si dice qua a Roma, o devi mannà spigne. Se è possibile vederlo per chiarire una volta per tutte. Attenzione, attenzione, richiama il falò di confronto per la seconda volta a distanza di una giornata, eh? Attenzione, brava, brava, brava. E smetterla con questi... Poi alla fine la sua storia se la può fare anche al di fuori di qua. Non per forza deve continuare il suo percorso qui. Esattamente, esattamente, lui è storie se fa fuori. Anche perché se lui va fuori, la tentatrice, ci credo proprio che va con lui. Ma ci credo proprio tanto, guarda. Floriana, guarda, io ci riprovo. Vado nel villaggio e gli ridico che vuoi un falò di confronto. Mamma. Dai, Fili, dai, riprovaci, riprovaci. Stavolta sii più convincente, mi raccomando, non te fa. Ma che sono ste regole che si rifiuta, ci pensa, non ci va? Ma che sono ste regole? Se te chiama il falò di confronto, tu ci devi andare. Non esiste, ci penso, non ci penso. Ma che è? Ma che sono ste regole? E famo così, e famo. Oh, tara luce e vino, andiamo. E su, no. Se te chiama, ce vai. E da pinder secchio. Federico, la tua fidanzata ha chiesto per la seconda volta il falò di confronto immediato. Oh, bravo. E mo te voglio, eh. No, questa volta lo voglio pure Quindi io vado al falò, Federico, ti aspetto lì. Ok? Ok, sto arrivando. Oh, stavolta Federico ci va, non gli è molle il bidone a fidanzata. Potremmo già dire ex, non lo so, lo spero. Eccolo, 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 eccolo tutti, ecco il nostro carissimo amico Federico, sta arrivando. Non la vedo come la madre dei miei figli. Poi dovresti farti anche schifo con questa frase. Secondo me sì. Oh, signori, un applauso, un grandissimo applauso per Floriana che gli ha detto proprio così nei denti che fa schifo. 92 minuti di applausi. Capito che tu sei una persona che non mi ama, non ha rispetto di me, se ne veramente... Esatto, esattamente, esattamente. L'hai fatta arrabbiare Floriana, l'hai fatta arrabbiare. Dai, temo. Te sta a sparare tutte le cose. Dai, Floria, agguerrita te voglio, dai! Perché tu sei entrato là dentro, il tuo primo pensiero è stato andarti a fare la vacanza e la conoscenza con la bella Sì, ragazza, che adesso tu ti tieni. questo. Esattamente, mo tu te la prendi e te la porti a casa. Cosa che non credo lei faccia. Con quella ragazza, io non provo niente con quella ragazza. No. Né Cerca di fartela piacere ormai. attrazione. Esattamente, come dice Floriana,
E mo ta fai piacere. Volente o nolente, mo ta sei fatta la cosa così. E mo ta pinder secchio, Federico. Tu hai fatto schifo. Ballare con una manca di rispetto. Non è stato il ballo a fare schifo. Tutto il complesso. Esatto, sì, così ti voglio agguerrita, Floriana, agguerrita! Floriana, decidi di tornare a casa con Federico o da sola? Da sola. Ole! Vai, dai, Floriana, dai, brava, brava, così ti voglio, mi raccomando, Floriana, agguerrita, brava. Facciamogli un applauso, ragazzi, anche voi da casa, facciamogli un applauso. Se avete visto la puntata, gliel'avete fatto, ne sono sicura. Brava, brava Floria, brava. Mi ha ferito tanto, di nuovo. Esatto, esatto, l'ha ferito un sacco di volte, ha fatto un sacco di cacate, ha fatto. Mo te lo meriti, brava Floria, brava, siamo tutti con te, brava. Così i due lasciano Temptation Island separati, dopo una storia d'amore durata 2 anni. Vabbè, quindi... Tu, Federico, te ne torni al tuo paese. Floriana, tutta un po' acciaccata con un po' di prurito qua sopra, se ne torna a casa. Però almeno Floriana se ne torna senza di te, che è già un bel senza peso, diciamo, eh. Ti Stefano, ho un video per te. Ah, certo. Oh, facciamogli vedere un altro video a Stefano. Dai, dai, vediamo oggi la sua cara Manuela. Cosa farà? Se rimarrà per le sue? Che Emanuela si comporta abbastanza bene, eh? Sei già sveglio oppure dormi? Ma vattene a fanculo! Mamma mia, cosa ha tirato fuori? Chi se lo riprende? Ma che sfigata! Beh, mo, non esageriamo, Mo, non esageriamo. Chi se lo riprende qualche sfigata, dai. Non si dice così alla persona, è peccato, dai, non si dice così, dai. Ah, ma loro sempre nudi stanno la sera, ma deve fare più caldo da quella parte. Esattamente, esattamente, perché come abbiamo detto, Floriana è la classica fidanzata che invece si sta comportando, bella, precisa, legia al suo dovere di... fidanzata. Ti voglio bene. Io ti voglio bere. Vabbè, lui si è innamorato proprio. Oh, sa sta magna Floriana, levategliela, se sa sta magna, sa sta divorà, sa sta. Sto arrivando ad una decisione. Oh, e tutti speriamo che sia quella giusta. Però io sono stanca. Sono stanca di non essere felice, di essere trattata come se non fossi nulla. Esatto, esatto, raga. Lei è stanca perché lei è così, cioè lei è brava, è dolce, è brava, è premurosa, è tutto. E infatti lei è stanca perché non si ricorda almeno cosa sta facendo mentre lo sta facendo, probabilmente. Guardati, basta stare così. Certo, unica. Esatto, basta stare così, basta, ripiate, datti una ripiata, dai Emanuele. Sì, ok, va bene che ti sei data una ripiata, però... più piano, cioè non date pure tu una calmata, Manuè, dai, su. Tutto bello asciutto. Tutto bello asciutto come al prosciutto. Guarda, c'ho 2 bicipiti. Ho 2. Manco uno. Ambedio, e che c'ha 2 bicipiti, ambedio, ammesio. E si è abbassato per quello. E fu così che Alessandro si ruppe le 4 nocche della mano. E non c'ha. So il re del quartiere. Madonna. Alessandro, ma si non inizia a usare, noi usai, inizia a
Tu da si strozza, ma come va così si strozza in gola. Si è perdo la pazienza, scatto la violenza. Ma basta, Alessa, basta. Abbiamo capito che in Isa usa in un ciacco non fanno pette, Alessa. Da te, resta sui pesi. Mi fai calcolo il stasera, quindi. Tutto il giorno. Eccola le coccole. Coccole, io voglio tante coccole. Non è che io dico, oh, voglio farmi quella. Prima la faccio quella. Signore e signori, il conte Alessandro, il duca di Katzenberg. Oh, ecco signori, Alessandro, il duca di Katzenberg. Benvenuto, dottor Alessandro. Non qua dovevi capitare. Ma tu dove qua dovevi venire? Io? Ma io sono venuto qua per fare le mie robe. Oh, mo se menano. Ma tu qua devi venire, oh. Cioè, che robe? È il mio percorso immaginario. Ecco, il percorso immaginario, esattamente. È un po' moscio. Come? Ha detto che ce l'ha moscio, cioè è un po' moscio. È moscio, è vero. Non sono le telecamere qua, vero? Abbiamo capito che è moscio, abbiamo capito. C'è bisogno che lo dici di nuovo, abbiamo capito. Ma perché dice che, cioè, come lo fa a sapere che è moscio? Hai stato subito, sai, hai detto, ma c'è stanno le telecamere qua, se sa che faccio una figura di cacca al mio paese. Non sembra più un pantofolaio. E infatti, hai visto, mi sei svegliato. Gli fa anche i grattini, a me non mi fa le coccole forse da 2 anni. Esattamente. Hai visto, non è più tanto pantofolaio come lo descrivevi tu. Alessandro, però effettivamente Alessandro si è svegliato. Cioè, io non è che mi sono strusciata addosso a un ragazzo appena l'ho visto. Io ho intrapreso un altro tipo di rapporto. Poi, vabbè, c'è un po' di affinità, ma questo è. Oh, è vero, ha ragione. Certo, c'ha ragione. Lei non è che si è mai strusciata o ha intenzione di strusciarsi su altri ragazzi. Cioè, lei c'ha un rapporto, come si dice... C'è un rapporto più psicologico, diciamo, Ma sei bello. Non si è mai strusciata, Non si è mai strusciata, mai. No, vabbè, ma che c'è? Cioè, non è possibile, Ma mo l'hai detto, mo l'hai detto! Che questi trattamenti dovrebbero essere pagati. Sì. Sì. In natura. Non sapevo che facessi questa battuta, guarda, sei scontato come... Non so neanche dirti come. Ho fatto la battuta, pagamenti in natura. Ho fatto la battutona. Natura lo metto qua dentro al mare, insieme alla natura. Allora Alessa, non iniziamo con le minacce, dai. Pure tu mo, a natura metto col mare. Abbiamo capito che sei forte, sei Mister Olimpia di sta ceppa. Abbiamo capito, però dai Alessa. Molto, abbici sempre. Esattamente. Perché lei, come dicevamo prima, c'ha un rapporto psicologico soltanto con i tentatori. Con chi sono mai stato? Posso mai fare una famiglia con questa qua? Noi ringrazio il programma, ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. E noi ringraziamo te per questo spettacolo che ci stai regalando. Senza di me questo qua non può neanche respirare perché è una viziata di... Vabbè, non puoi respirare, esagerato, Che lei mi ha ferito tanto con quella frase che ha detto la scuola. Io a quel momento ho sofferto tanto. Cioè, ho passato una cosa difficilissima, capito? Oh, Alessio, porello, cioè,
effettivamente mo si sta sfogando con la tipa, magari stavolta gli fa vedere un video alla fidanzata, dato che sta parlando con la tipa. Poi di certe frasi, sapendo che io ho sofferto, cioè mi sta finendo troppo, soprattutto di una persona che, come ho detto, l'amo. Cioè. Vero, sì, è vero, la fidanzata di Alessio gliene sta di tutti i colori, è quello porello, se sta sempre più fatti sua, se fa le cose sue, se fa, e io fa pure cosa gli fa, dai, su, hai capito? Buono. Che bella prospettiva. Che bella prospettiva, Se avesse messo un minimo di energia che ha messo qua nella relazione, non stavamo qua adesso. Beh, effettivamente non c'hai tutti i torti, eh. Effettivamente non c'hai tutti i torti. Se sta proprio a sfrenare la tua cara Natasha, se sta bella a sfrenare, dai. Pensi che oggi Natasha sia la donna giusta per te? Guardando questi video, no. Eccone un'altra coppia che ho già il sentore di... Mi sento molto spensierata, mi sento felice. E questo l'abbiamo capito. Diciamo che l'abbiamo notato che sei bella spensierata e bella felice. Ho tirato fuori me stessa. Spero che lui capisca che il suo atteggiamento fa frenare molto. Anche questo si è capito, che hai tirato fuori molto te stessa. Forse anche un po' troppo. Natasha. Non c'è nessun video. Anche questa sera io non ho alcun video. No, vabbè. Ancora che non glielo fate vedere. Oh, raga, ma che idea fa sto Alessio per fargli mandare un video a quella? Cioè... ci ha parlato ca tentatrice, ci ha parlato di quanto sta male pa fidanzata, così ancora non gli fanno vedere video. E che te devo dire? Che te devo dire? Cioè, ragazza, tutta così, che te devo dire? Non ho visto il video, vabbè. Federico ha richiesto di poter incontrare nuovamente l'ormai ex fidanzata Floriana per tentare il tutto per tutto e provare a tornare con lei. Un'altra volta, Federico. A Federì, te ne devi andare a casa, Federì, non te vuole. Vattene, a Federì. Ma perché si può fare sta cosa? Ma perché si può fare? Cioè, si può richiedere il falò dopo che lei ti ha mandato a fanculo e te l'ha dette di tutte, te l'ha dette. A Federì, sei tosto, sei, eh? Te ne andare a casa. Federico, abbiamo comunicato a Floriana la tua richiesta. Se vorrà riascoltarti, verrà da là. E tu invece da là te ne devi andare. Termina qui dall'Ismorus Relay in Sardegna la quarta puntata di Temptation. Ma magari non ci viene, mamma donna. Oh, e finisce la quarta puntata di Cornutation Island. Oh, quello là è rimasto così a guardare e speriamo che così ci resta. Siamo arrivati alla fine, dove decreteremo il vincitore oggi del bollino blu. Oh, allora, io i nomi ce li ho. Oggi ce li ho proprio chiari i nomi, Scrivete nei commenti se vi piacciono questi abbinamenti che ho fatto oggi, se anche voi siete d'accordo con la scelta dei nomi che ho fatto. E vediamo oggi. Secondo me, oggi, se l'è meritato, attenzione, se l'è meritato Federico e Manuela. Oh, Federico stavolta si è preso un bel per due, ragazzi. Eh già, signori, perché quella l'ha chiamata al falò e non ci è andato. A Manuela invece sta a fare tanta cosa a dire al ragazzo: ah, ma guarda quello, e poi quella si butta tra le braccia di quello che è un altro è poco, maronna. E Federico invece ha fatte proprio di tutti i colori, ha fatte, e ci è andato al falò la seconda volta, ci è andato e continuava a dire: no, non è colpa mia. Ancora Federico, ancora, ma state zitto e vattene a casa.
Federico oggi se ne è meritato tutto il doppio bollino blu. Emanuela se l'è meritato uno solo però stavolta, eh? Quindi in questo momento la classifica che vedremo forse qui da qualche parte, notiamo che Federico e Manuela salgono di botta in prima classifica tutte entrambi con 3 punti. Oh, bella bella, sta classifica mi sta piacendo, diciamo stanno andando in capolinea i due. Oh, esattamente, esattamente. Quindi dai, la prossima volta le puntate saranno come hanno detto, saranno sia di lunedì che di martedì. Grazie mille. E quindi ragazzi, per questa cosa iscrivetevi al canale, dai raga, dai su, dai, non fate come a quelli. Mettete like e mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che stanno qui da qualche parte. E ragazzi, dai su, il vostro Kiwir vi saluta per le prossime 2 e ultime puntate di Cornutation Island. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao belli! I love the way you lie.